in questo nuovo video. Oggi siamo qua per un nuovo video e oggi sarà un video update, chiamiamolo così, un video aggiornamento, siccome praticamente a ottobre avevo pubblicato il video del fatto che lascio il Canada e da allora non ne ho più parlato, quindi ho ricevuto un po' di messaggi della gente che mi chiede: ma quando ti trasferisci? Sei già in Italia? Sei già là? Sei già su? Allora, prima cosa, finché vedete questo background sono ancora in Canada, sempre e comunque, perché questo mobile purtroppo non posso portarmelo dietro, per quanto mi piacerebbe portarmelo dietro, non posso. Quindi finché vedrete questo background, sono sempre in Canada, sono sempre in Canada. Quindi voglio fare questo video non troppo lungo, non troppo chissà che, per appunto aggiornarvi su alcune cose, dirvi effettivamente se mi trasferisco, se non mi trasferisco, perché mi trasferisco, perché non mi trasferisco, insomma tutte queste cose, perché sì, capisco che avevo sganciato una bomba a ottobre, perché tutti quel video forse tipo ha più visualizzazioni del mio matrimonio, quindi ho già detto tutto, perché alla gente piace farsi i cazzi tuoi, vabbè, e da allora appunto non gli ho più parlato, ma perché in quel periodo avevo voglia di parlare di questa cosa, di dirlo con largo anticipo, invece di arrivare tipo, raga mi sono trasferita, poi magari ricevere lo solito domande, oddio perché, oh my god. Quindi avevo voluto fare quel video, per questo se non l'avete visto, se non sapete ancora che voglio lasciare il Canada, vi lascerò il link qua sopra. Quindi di cosa volevo parlare oggi? Volevo parlare del fatto che c'è un piccolo aggiornamento. Allora, io in quel video non parlavo di quando mi sarei trasferita, però avevo forse risposto a dei commenti dove dicevo che mi sarei trasferita in estate per una sola ragione. Qua in Canada i contratti d'affitto vanno da luglio, quindi dal primo di luglio fino al primo di luglio dell'anno dopo, tendono a fare dei contratti di un anno, non sempre, cioè ci sono anche alcuni padroni di casa che decidono di darti questo grande piacere di farti un contratto di meno mesi, però solitamente se venite in Canada sappiate che tendono a fare un contratto di un anno, poi giustamente tu se non stai un anno, tipo per esempio capita agli studenti in Erasmus che magari non stanno un anno, puoi subaffittare il posto, quindi principalmente trovi tu la gente che prende il tuo posto nell'appartamento, loro si occupano di pagare l'affitto, parli col padrone di casa e finisce là. E noi questo luglio 2020 facciamo 2 anni che siamo qua a Montreal, siamo sempre nello stesso appartamento, quindi diciamo che il piano era di trasferirsi tipo verso luglio, appunto perché avevamo il contratto d'affitto fino ad allora. Però c'è stato un piccolo cambiamento perché la vita, cioè tu puoi programmare la tua vita come cacchio ti pare, ci saranno sempre delle cose che arriveranno in mezzo. Ovviamente non è una cosa negativa, è una cosa molto molto positiva, ovvero io ho fatto un video al riguardo sul fatto del lavoro qua in Canada e sul fatto cioè, di che lavoro faccio e bla 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 bla. Lì spiegavo un po' che non ho avuto le stesse opportunità dei canadesi, mettiamola così, in ambito traduzione. Ambito traduzione, parlo sempre di esperienza personale prima che qualcuno mi dica no, guarda che io sono in Canada e faccio il presidente. Quindi sì, insomma, cioè, queste sono esperienze personali. E parlavo appunto della mia delusione in fatto di lavoratrice in Canada, nonostante io abbia la magistrale fatta in Canada, quindi come i canadesi, non ho mai avuto l'opportunità che volevo di lavoro. Per carità, io sono 10 mesi che sono nella mia azienda, ho avuto un lavoro. Negli ultimi 10 mesi non mi sono, cioè non mi lamento, nel senso che comunque mi ero spostata da un lavoro del cazzo a questo lavoro che era comunque, è comunque un'agenzia di traduzione, però giustamente non avevo la posizione che desideravo, ecco, quindi avevo accettato quel lavoro semplicemente perché era una posizione più o meno vicina a quello che volevo fare, ecco. Quello che è successo è stato che a gennaio il mio capo mi ha chiamata nel suo ufficio per farmi la valutazione dell'anno intero, di come sono andata, come è andato il mio lavoro, cosa ne pensano i miei colleghi di me, bla bla bla. Io principalmente lavoravo da sola, io avevo il mio posto, era praticamente il posto da sola, nessuno si impicciava nelle mie cose, l'unica che sapeva fare quello che facevo io era il mio capo e basta.
Quindi praticamente ero da sola, lavoravo nel mio ufficio da sola, forever alone, bellissimo, stupendo, meraviglioso, perché comunque chiudevo la porta dell'ufficio, mettevo musica, palle, ciao a tutti. No, non è vero, non è vero, però ascoltavo la musica perché ci lasciano fare, cioè, quel che vogliamo, finché siamo al computer, non dobbiamo parlare al telefono, possiamo fare i cazzi nostri, cioè cazzi nostri nel senso che possiamo ascoltare musica mentre lavoriamo, ecco. Poi il mio capo giustamente mi ha detto che è andato tutto bene, molto felice del mio rendimento, ho fatto un buon lavoro, a un certo punto mi hanno smollato il doppio del lavoro perché un tizio se n'è andato, quindi mi hanno dato il doppio lavoro, al che io mi sono incazzata parecchio perché avevo accettato, per carità di Dio, però non era cambiato niente a livello salariale nonostante io facessi il lavoro di due persone, però sempre esperienza, comunque io in questo lavoro mi trovo bene, mi sono sempre trovata bene. Tranne qualche lamentela, vabbè, però la mia capa è una persona meravigliosa, ho dei colleghi comunque molto carini, sono tutti workaholic, quindi dovete capire che quasi non esiste il rapporto, cioè esiste il rapporto tra colleghi, ma nel senso abbiamo mezz'ora di pausa a pranzo e mangiamo tutti a ore diverse, cioè che rapporto vuoi fare? Cioè sono tutti là col naso nel computer. Quindi diciamo che, vabbè, per arrivare al punto, perché sto blaterando a caso, totalmente a caso, la mia capa ha deciso di darmi una promozione. Sì, lei aveva detto, hai fatto un buonissimo lavoro, però ti vedo sofferente, ogni tanto vedo che quelle giornate un po' lentine passano lente, ti vedo un po' così, quindi diciamo che si era accorta un po' del mio status, dell'animo, non so come dire, invento parole un po' come, come Marco di Solmafia, si era un po' accorto del mio status, non troppo felice, magari, cioè, si vede subito io quando non sono felice, ecco, perfetto. Io a quel momento pensavo che mi avrebbe licenziata in tronco perché ho detto Gesù, nonostante mi avessi detto hai fatto un buonissimo lavoro, io ti abbiamo sganciato lavoro in più così a caso, non ti sei mai lamentata, hai sempre fatto il lavoro, sei sempre stata indipendente, top top top, ho detto ok, ma quindi che problema c'è, cioè, cosa vuoi da me effettivamente, se sto facendo un buon lavoro lasciami stare. Quindi mi hanno offerto una promozione e nella posizione che io volevo effettivamente. Io quando ho fatto il colloquio per questa azienda, io avevo fatto il colloquio per appunto per questa posizione, non mi hanno presa, però comunque la mia capa mi aveva chiamato e mi ha detto guarda, non ti abbiamo dato questa posizione, però ci sarebbe un'altra offerta che potremmo proporti, bla bla bla, magari non è quello che tu vorresti fare, perché comunque c'entra con la traduzione, ma un po' meno, c'entra più con la parte di business, diciamo, che a me interessa zero. Però avevo accettato perché in quel periodo facevo veramente un lavoro del cazzo, avevo accettato lo stesso, quindi giustamente anche lo stipendio era molto migliore rispetto al lavoro di prima. E adesso appunto mi ha dato questa promozione, mi ha detto se accetti iniziamo subito, ti mettiamo subito in ufficio con tutti gli altri. Infatti adesso non sono più sola, ma sono con 70.000 persone, non, siamo tipo in 8 nello stesso ufficio, quindi c'è più casino, c'è più vita, c'è più meno silenzio, ma vabbè. Quindi io ho iniziato questa nuova posizione, ho accettato giustamente, e siccome è una posizione che nel mio campo, soprattutto nel campo della traduzione, è una posizione importante, ho deciso di rimandare il mio rientro in Europa, perché insomma va bene tutto, mi manca famiglia, mi mancano gli amici e tutto quanto, però io ero molto in ansia di partire per l'Europa senza avere un lavoro già pronto che mi aspettava. Questa cosa mi ha stressata abbastanza parecchio negli ultimi mesi, soprattutto da quando sono tornata dalla luna di miele, che giustamente sei tornata dalle vacanze e sei tipo ok, quindi next step, dovrei trasferirmi. No, il mio trasferimento era molto serio, fate conto che io ho venduto un sacco di cose in casa, ho venduto alcuni mobili che si sono rivelati essere utili in realtà, quindi adesso ho dovuto arrangiarmi, ma mi arrangio sempre io, quindi ho trovato il modo per sistemare anche i danni che ho dovuto fare. Quindi diciamo che poche parole, perché ho blatterato tipo forse già 8 minuti, poche parole, non mi trasferisco quest'estate in Italia, non torno in Europa, perché comunque non sarei tornata in Italia, cioè, come ben sapete sono sposata con un canadese che purtroppo non sa ancora l'italiano, lui vorrebbe trasferirsi a Roma, questo è il suo sogno, cioè il suo sogno da canadese è andare a vivere a Roma, però credo che tutti i romani, se qualche romano mi segue, mi diranno no, non farlo. Quindi nonostante lui sia molto eccitato di trasferirsi in Europa, lui avrebbe voluto trasferirsi in Italia, sì, è il sogno italiano. Quindi non mi sarei trasferita in Italia in ogni caso, mi sarei trasferita in Europa. Tante domande mi sono state del tipo ma dove andrai? Dove ti trasferirai effettivamente? Torni in Italia?
Quindi diciamo che il mio piano era di trasferirmi in Belgio per alcune ragioni che non starò qua a dire per annoiarvi. Quindi il mio piano era di trasferirmi in Belgio. Credo che il piano sia tuttora questo, a meno che le cose non cambino. Però il piano è tuttora questo di trasferirmi in Belgio. Però come ho già detto, ho rimandato il mio rientro in Italia, ma molto probabilmente tornerò in Italia quest'estate per le ferie, se hanno pietà di me e mi lasciano partire, quando voglio, perché essendo anche l'unica straniera che non vede la famiglia, magari gli faccio un po' di pietà, ecco, e magari mi danno le ferie quest'estate. Comunque tornerei in Italia a vedere appunto la mia famiglia, perché l'ultima volta che ho visto i miei genitori è stato a settembre, quando sono venuti per il mio matrimonio, e ci sono alcune persone che non vedo da 2 anni, perché io sono 2 anni che non torno in Italia, cioè a giugno sono 2 anni che io non torno in Italia, perché giustamente l'anno scorso, essendoci stato il matrimonio, non sono tornata. Quindi spero di poter tornare in Italia, anche se per poco, insomma, 2 settimane là con le ferie che ho. Quindi questo era solo un video un po' update per farvi capire che se per caso a giugno mi vedete ancora nelle terre canadesi o se per caso a luglio mi vedete in Italia, non pensate che io mi sia già trasferita. Abbiamo già parlato con la padrona di casa che fortunatamente ci lascia fare un contratto di... cioè abbiamo firmato un contratto di 1 anno, però lei ci ha detto quando volete partire basta che mi avvisate in tempo e io mi metto alla ricerca delle persone da entrare al posto vostro. Quindi diciamo che lei si arrangia con tutta questa parte, il che mi va benissimo, sono molto felice che abbia capito. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista mi sento meno stressata, del tipo che all'inizio volevo fare un contratto di 6 mesi, quindi fino a fine dicembre, poi ho detto sì, ma metti che il 1° di dicembre io sono ancora là, che non ho trovato niente, che non ho ancora possibilità di poter tornare in Europa con un lavoro che mi aspetta, cosa faccio? Quindi da una parte sono molto felice, quindi non è detto che io torni a dicembre, ecco, non è detto che io torni a dicembre, magari tornerei, magari potrei prolungare in ogni caso il soggiorno. Appunto per il fatto che vorrei tornare in Europa, ma vorrei tornare sapendo di avere qualcosa che mi aspetta. Non deve essere per forza sia io che lui con un lavoro già pronto che ci aspetta, ma almeno uno di noi due. Quindi sì, diciamo che ho rimandato, non ho rimandato il mio trasloco in Europa. I problemi di cui parlavo nel video, qui dico perché lascio il Canada, rimangono, cioè ci sono sempre quelli i problemi, cioè i problemi sono quelli. Semplicemente le cose che sono migliorate da questo punto di vista è stato migliorare la posizione al lavoro, che comunque giustamente adesso mi piace molto di più perché ho già fatto la mia prima settimana, mi piace molto di più, i ritmi sono molto più veloci, le giornate passano, cioè passano veramente velocissime, che a un certo punto dico, oh mio Dio, sono già le 4, oh Gesù. Quindi sono molto più felice al mio attuale, sono sempre nella stessa azienda, giustamente, sempre con gli stessi colleghi, che giustamente non ho cambiato niente. Però sì, volevo solo semplicemente fare questo piccolo update perché ho ricevuto queste domande negli ultimi mesi, da quando ho detto che appunto lascio il Canada, tantissimi hanno detto oddio ma dove vai? Oddio ma perché? Oddio ma quando ti trasferisci? Eccetera, eccetera, eccetera. So che quel video magari l'avrò fatto troppo presto perché giustamente adesso sono cambiate le cose, adesso mi tocca fare un video di update, ma allo stesso tempo in quel periodo me la sentivo di dire questa cosa, di parlare appunto del perché voglio lasciare il Canada, proprio perché... può essere facile o può essere qualcosa di utile a qualcuno che sente le stesse cose, non per forza che vive in Canada, però magari qualcuno che è all'estero, che sente le stesse cose e capisci di non essere solo nella situazione, ecco tutto qua. Quindi niente, io chiudo il video qua, appunto se avete altre domande non fatemi problemi, fatemi le domande che volete, finché non sono troppo troppo personali rispondo sempre a tutto, non mi è mai capitato che qualcuno invadesse troppo la mia privacy, quindi se avete appunto domande su questo argomento, su qualsiasi cosa, fatemi sapere. Noi ci vediamo, sì, ci vediamo la prossima volta e ciao!